E adesso la linea va Udine a Rita Micoli per parlare del concorso Europa Giovani e di Nord-Est Colleziona di Pordenone. Giovani ed Europa a Pordenone, l'ultimo atto del concorso promosso dall'IRSE, l'Istituto Regionale di Studi Europei. Questa mattina le premiazioni a casa Zanussi. Nel 60° dei Trattati di Roma hanno partecipato centinaia di studenti da tutta Italia, ma anche di Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Slovenia. Altissima l'adesione degli atenei italiani rappresentati al concorso, tutti quelli del Friuli Venezia Giulia, così come molte scuole primarie e secondarie. Al centro di molti elaborati proposti, quello che la direttrice dell'IRSE Laura Zuzzi ha definito il nuovo umanesimo europeo e temi di stretta attualità. La Brexit, per esempio, che proprio in questi giorni l'Europa si trova a negoziare, ma anche l'evoluzione della tecnologia dei droni in chiave umanitaria e di peacekeeping, lo studio economico delle disuguaglianze, il valore artigiano ai tempi delle tecnologie digitali. Apprezzato anche il tema letterario, individuato come di consueto in sinergia con Dedica Festival quest'anno sulla ricerca di libertà dello scrittore svedese Björn Larsson. E alla fiera di Pordenone. E adesso la linea va Udine a Rita Micoli per parlare del Se Punta Spin invece la stima è di 8.830.000 euro. Il campeggio Punta Spin, attivo da oltre 40 anni, a novembre era stato interessato da un incendio che aveva gravemente danneggiato reception e sistemi di sicurezza e informatico. E adesso la linea per parlare del concorso Europa 830.000 euro. Il campeggio Punta Spin, attivo da oltre 40 anni, a novembre era stato interessato da un incendio che aveva gravemente danneggiato reception e sistemi di sicurezza e informatico. E adesso la linea va Udine a Rita Micoli per parlare del concorso Europa Giovani e di Nord-Est Colleziona di Pordenone. Giovani ed Europa a Pordenone, l'ultimo atto del concorso promosso dall'IRSE, l'Istituto Regionale di Studi Europei. Questa mattina le premiazioni a casa Zanussi. Nel 60° dei Trattati di Roma hanno partecipato centinaia di studenti da tutta Italia, ma anche di Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Slovenia. Altissima l'adesione degli atenei italiani rappresentati al concorso, tutti quelli del Friuli Venezia Giulia, così come molte scuole primarie e secondarie. Al centro di molti elaborati proposti, quello che la direttrice dell'IRSE Laura Zuzzi ha definito il nuovo umanesimo europeo e temi di stretta attualità. La Brexit, per esempio, che proprio in questi giorni l'Europa si trova a negoziare, ma anche l'evoluzione della tecnologia dei droni in chiave umanitaria e di peacekeeping, lo studio economico delle disuguaglianze, il valore artigiano ai tempi delle tecnologie digitali. Apprezzato anche il tema letterario, individuato come di consueto in sinergia con Dedica Festival. Quest'anno sulla ricerca di libertà dello scrittore svedese Björn Larsson. E alla fiera di Pordenone fino a questa sera è di scena il collezionismo militare. 100 gli espositori presenti a Nord-Est Colleziona.